Tito Porcelli alla prima stagione come primo allenatore dell'USA Rivarolo, ma da diversi anni nell'ambito del settore giovanile di Rivarolo, ma con una lunga esperienza anche nelle Porediese, Ivrea, Montalto, femminile. Come sta andando la squadra fino adesso? Ma diciamo che la squadra aveva già un nucleo già portante dallo scorso anno e non ho fatto altro che continuare il lavoro del coach dell'anno scorso, Claudio, su alcuni aspetti. Le prime due partite sono andate bene, poi abbiamo avuto uno stop un po' perché abbiamo incontrato tre squadre che puntano ad ambizioni diverse dalle nostre, un po' perché abbiamo avuto infortuni, influenze varie, ci siamo allenati male. Adesso abbiamo ritrovato in questa settimana un po' il numero giusto per gli allenamenti e abbiamo ritrovato il ritmo giusto e la vittoria ovviamente. Tu hai ereditato questa squadra da Claudio Maccanti, che quest'anno ha preso un anno di stop, una squadra che l'anno scorso ha ottenuto il miglior risultato di sempre in casa USAC, perché arrivare ai playoff e lottare fino a gara 5 col Serravalle non è da tutti. Questa squadra è di tutti i ragazzi di Rivarolo. Cosa significa avere una squadra con tutti i giocatori che sono cresciuti nella società? Questo è importante, perché una delle cose che mi ha fatto accettare questa squadra, accettare di allenare la prima squadra dopo che ero già 4 anni con l'USAC, è che per me, per quello che mi riguarda, la prima squadra non è altro che una locomotiva di tutto un discorso, e deve essere una locomotiva per un discorso che deve trainare tutto un settore giovanile, mini basket, di un grande lavoro che stanno facendo Alessandro, Corrado e tutti i ragazzi che hanno preso in mano questa società dallo scorso anno. La prima squadra deve essere un traguardo, per cui sì, vanno bene i risultati perché quelli lì è ovvio che aiutano, però il vero motivo deve essere il traguardo per tutti i ragazzi che alleniamo noi. Il traguardo, tutti devono ambire a giocare in prima squadra. Poi i risultati, l'anno scorso ha avuto ottimi risultati Claudio, quest'anno cercheremo di ottenere gli stessi risultati, ma il risultato migliore è che questa squadra deve essere il punto di arrivo per tutti i ragazzi che vengono a vederci e che seguono il basket come lo stanno seguendo adesso, dai 5 anni del micro basket seguito da Astegiano fino all'Under 20 seguita da tutti gli allenatori come Corrado. Tutti devono avere come ambizione il voler poter giocare nell'USAC in prima squadra. Corrado Bianchetta, il vicepresidente dell'USAC Rivarolo, per la seconda stagione con Alessandro Castagna gestiscono la società. Sentiamo un po' come le prime impressioni di questi primi mesi di attività delle varie squadre. Beh, abbiamo iniziato bene con grande soddisfazione. Prima di tutto perché ci sono i numeri, perché l'USAC funziona, abbiamo tutte le categorie giovanili, che è il nostro primario obiettivo, e tanti bimbi nel mini basket, sempre di più. Iniziano adesso anche i trofei mini basket, quindi inizia anche la parte competitiva anche per i più piccolini. In aggiunta a questo, che ci sta dando tante soddisfazioni, sono già 30 bimbi iscritti nell'attività del micro basket, che è partita giusto alla fine dell'anno scorso e che va per i bambini dai 3 ai 5 anni, quindi attività anche per i più piccolini. Domenica grande vittoria nella Serie C Silver contro la ginnastica dell'Es Baldovin. La squadra nella prima parte del campionato ha trovato tutte le squadre più forti: Savigliano, Serravalle, Colbe, Saluzzo. Qual è la tua impressione di queste prime partite della prima squadra? Beh, intanto siamo in linea con quello che è il nostro obiettivo, cioè avere un campionato sereno, che non rischiare verso il basso, diciamo. E il record adesso dice 3 vittorie e 3 sconfitte, quindi siamo in linea. La vittoria è stata ottima contro la ginnastica, che era davanti a noi in classifica e che adesso abbiamo raggiunto. Non possiamo che essere felici, anche perché
questo momento lo stiamo vivendo con praticamente tutti i ragazzi rivarolesi. Un buon 90% della nostra squadra è composta da ragazzi che hanno fatto qui le giovanili, che sono miei ex compagni di squadra e ragazzi che sono qui da sempre. Quindi per noi la vera soddisfazione è che la nostra prima squadra rispecchi quello che noi abbiamo prodotto. Corrado, chi fosse interessato a venire a provare mini basket o anche categorie giovanili, come deve fare? Potete innanzitutto venirci a trovare in palestra, ci trovate sostanzialmente ogni giorno nella palestra della Santissima Annunziata. E venire a vedere la nostra C-Silver per vedere il meglio che abbiamo espresso con i grandi, e per farlo trovate gli orari sul sito USA Crivarolo Basket, ci trovate facilmente digitando il nostro nome, lì trovate anche riferimenti telefonici e riferimenti mail. Voleste chiedere informazioni, perché l'attività la apriamo a tutti i ragazzi, qualunque sia la vostra annata, noi abbiamo la categoria che rispecchia la vostra età. Sabato sera trasferta da Roma, come pensi sì questa partita? Ma trasferta da Arona, è la bestia nera dell'USAC, mi hanno detto. Io mi hanno detto che non hanno mai vinto ad Arona, vediamo di sfatare questa cosa qui. Noi stiamo in gas sicuramente, abbiamo preso fiducia da quest'ultima partita, loro vengono da due sconfitte abbastanza pesanti, fuori casa a Pinerolo l'ultima, in casa sono una squadra molto più temibile che fuori casa, per cui è una squadra molto giovane con tre innesti di categoria non di C-Silver ma superiore, Realini, Picazio, Paracchini non sta giocando per un infortunio, però già queste due persone qui sono quelle che fanno la differenza. Andiamo lì a fare la nostra partita, speriamo di allenarci bene, perché alla fine le partite sono frutto degli allenamenti. Se uno si allena bene nel numero giusto, alla fine i risultati vengono, poi puoi anche vincere o perdere, però almeno la partita la vai a fare, diciamo.